Da un anno ho l'onore di essere il presidente della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, costituita dal Comune nel 2010. La Fondazione ha il compito di organizzare questo evento. Il Carnevale di Ivrea è in grado di coinvolgere tantissime persone e soprattutto anche di generazioni diverse. Il Giovedì Grasso è il momento fatidico in cui c'è l'indicazione di calzare il berretto frigio e quindi c'è questa grande partecipazione che ci vede tutti uniti sotto un unico simbolo che è il berretto frigio. Si è portati sempre a sottolineare giustamente il ruolo dei principali personaggi che sono la Vezzosa Mugnaia, il generale col brillante stato maggiore, il sostituto del gran cancelliere, i credendari, gli abbà, però poi di fatto loro non ci sarebbero e non sarebbero nulla se il popolo festante, quelli col berretto frigio, quelli che vivono il carnevale, gli arancieri che ci rappresentano sui carri e nelle piazze, fossero così partecipi quando questi personaggi scendono fra di loro e quindi possono mischiarsi con la piazza tutta. Il carnevale nella sua unicità deve obbligatoriamente essere considerato elemento integrante di una città, e su questo non ho dubbi che lo sia, ma anche di un territorio locale, il canavese, un territorio regionale e direi ormai a livello internazionale. Noi partecipiamo al Carnevale di Ivrea sia con i cavalli da sella per gli ufficiali e anche con i cavalli che trainano appunto i carri da getto delle arance sia con la pariglia, ovvero con due cavalli, sia con la quadriglia, che sono quattro cavalli. Ho aperto questo allevamento, azienda agricola, di cavalli frisoni e KVPN, che è una razza, sono tutte e due razze olandesi, diciamo, predisposte per la carrozza. Noi facciamo, diciamo, passeggiate nelle campagne, nelle zone qui attorno, ma anche nei paesi o Pavone Canavese, qui sotto il castello di Pavone, a Ivrea, a Masino e in altri posti, diciamo, belli e storici della zona. Allora, qui ci sono alcune delle nostre carrozze, tutte d'epoca, fine Settecento, primi dell'Ottocento, sono state tutte restaurate. Questa in particolare è una Milord per due persone, davanti c'era il cocchiere, si chiama Groom, l'aiutante del cocchiere. Questa invece è un Dog Cart, si può fare due tipi di attacco, o l'attacco singolo che sarebbe con un solo cavallo, o l'attacco a tandem, che sarebbero due cavalli ma attaccati uno davanti all'altro, invece che come la maggior parte dei casi che si vedono uno di fianco all'altro. Qui invece abbiamo un duchino per le signore che veniva usato nelle, diciamo, occasioni importanti, per passeggiate nelle città e per spostarsi dalle varie proprietà. Io sono il papà di Uberto, da sempre sono un appassionato di cavalli e di carrozze, come una tradizione di famiglia, e sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che abbia intrapreso l'attività. In questa attività ci vuole una serie di certificazioni, una è la patente per poter condurre i veicoli a traino animale e sono soggetti anche al rilascio di un'autorizzazione particolare da parte della provincia. E siamo fortunatamente in Piemonte, specialmente nella provincia di Torino,
siamo gli unici che sono iscritti all'albo dei conducenti dei veicoli a trazione animale.